In una famiglia deve dominare l'amore tra i coniugi o l'amore tra papà e figlio, mamma e figlio e via dicendo. La prima cosa che deve esserci è l'amore nella coppia. Tu puoi amare quanto vuoi tuo figlio o tua figlia, ma se tra i coniugi non c'è passione, amore, questo sappi che è già un problema per questa prole, per questi discendenti. Spesso vediamo mamme dire: sapessi quanto bene vogliono al loro figlio, e fino a qui io dico è stupendo, è meraviglioso, ma ci dimentichiamo di chiederci: ma quanto si amano quei due? Perché se non si amano accade una cosina molto particolare e cercheremo di capire con questo video cosa fare in quel caso, sia rispetto ai propri figli, sia a noi eventualmente se abbiamo vissuto una situazione un po' così e siamo già adulti. Se il figlio ha come modello i propri genitori, che vivono passione tra loro, allora il figlio vivrà tutte le cose della vita con grande passione. Ma c'è un particolare: che se i coniugi sono divisi tra loro, non hanno quella passione grande, questo figlio non riuscirà a vivere aggregando, unendo tra loro più elementi nella vita. Cosa vuol dire? Che o ama tanto il lavoro, ma gli va male il rapporto di coppia, o gli va bene magari il rapporto di coppia, ma gli va male il lavoro, e non riesce a provare passione per tutte queste cose. Solo una riuscirà ad amare, una o due, ma non riuscirà ad avere una vita dove regna completamente la passione. Il primo grande elemento è il concepimento. Se lì la coppia era unita, provava passione, gioia, beh, ti assicuro che il figlio proverà gioia e passione. Ma la domanda è, e qui risponderemo eventualmente con un altro video, perché i coniugi hanno concepito un figlio non provando passione tra di loro? Perché c'è un motivo: la genealogia genererà un figlio dove i coniugi tra loro non hanno quella grande passione perché è accaduto qualcosa di grave in alto e devono porre rimedio. Ma lo vedremo in un altro video. Quando i coniugi tra loro, hai presente quando c'è proprio il desiderio di avere il figlio? La domanda è: ma è quello l'elemento importante? Perché spesso sento dire: no, ma guarda che quel bambino è stato proprio desiderato. Benissimo, è una cosa stupenda, meravigliosa, ma quando lo hanno concepito questo figlio, hanno desiderato tra loro un'unione unita magari al desiderio di avere il figlio? Ma c'era questa unione tra loro? Perché tu puoi desiderare tutto il figlio che vuoi o figlia, ma c'è una cosa: che desiderare un figlio e non andare d'accordo come coppia o non provare quel grande piacere e passione genererà nel figlio un programma. Io devo risolvere un vuoto, una mancanza che almeno uno dei genitori ha. Per esempio, il desiderio di sentirsi mamma, che appartiene alla mamma. È biologica la cosa. Quello è un programma che il figlio gli deve risolvere. Il desiderio di sentirsi padre è un altro programma biologico. Il fatto è che il figlio nasce per risolvergli quella cosa, soddisfare le sue aspettative. E se i coniugi, almeno uno di loro, nella vita ha avuto paura dell'abbandono, il figlio dovrà risolvergli questa paura dell'abbandono. Quindi, ricapitolando, quando nella coppia non c'è quella grande unione, il figlio viene per risolvere i problemi. Pensati che esiste un programma talmente tanto particolare secondo il quale il figlio deve unire i genitori e il suo compito, al punto che tenderà a spaccare, per esempio, spesso degli oggetti in età adulta. Si chiederà: ma come mai non mi funziona il computer? Ma come mai mi si è rotto il cellulare? Mi è caduto per la seconda volta? Ma perché mi si è rotta quella tazza? Ma perché ho sempre le cose rotte? Le cose si rompono facilmente perché rappresentano la rottura che esisteva tra i genitori. E se i genitori si dovessero dividere, separarsi, beh, a quel punto il bambino ha fallito. Il bambino potrebbe cominciare ad ammalarsi per attirare l'attenzione, portarli ad unirsi di nuovo tra di loro. È un tentativo, le prova tutte. E tornando agli oggetti che romperà, si sentirà in colpa per quell'oggetto, inconsciamente parlando, perché rappresenta
rappresenterà la rottura che esisteva tra i genitori. A questo punto cosa ti posso consigliare? Beh, se sei mamma, cerca di concepire prima di tutto con l'intento di amarti con il partner. Allora il figlio nascerà senza quel programma di privato della passione. E poi fallo giocare, ad esempio, con oggetti che si uniscono tra loro. Per esempio il Lego, un esempio tra i tanti, oppure i puzzle. E se sei già adulto, come me, per esempio, cosa possiamo fare? Beh, di nuovo ci sono i puzzle per gli adulti. Per esempio, un'altra cosa è, che ne so, scrivere. Scrivere è un'arte di composizione, unisci tra loro capitoli, oppure scrivi pezzi musicali, unisci gli strumenti, insomma, inventati qualcosa per unire. Di fronte ai nostri figli, anche se siamo separati, cerchiamo l'unione, perché ricordiamoci che quando una coppia litiga, si separa e via dicendo, si genererà una discendenza senza passione, una discendenza che cercherà passioni. Ma c'è un fatto: che se questi figli non riescono a provare passione per qualcosa, per lo studio o per altre cose, significherà che entreranno in una modalità di dipendenza. Questo lo insegna molto la numerologia. Se ti può interessare, la passione è 15, è il diavolo dei tarocchi, e la dipendenza è il numero che precede, il 14. Non riuscire a dimenticare la morte di qualcuno, questo riguarda gli antenati. E entreranno questi figli dentro quella memoria, non se ne renderanno conto e si sentiranno fragili, deboli. Comunque continueremo a parlare di questo argomento. Ti ricordo che ogni due martedì del mese alle 20:45 siamo in live. Mi raccomando, prendi nota su Zoom. Per partecipare è semplice: qui sopra Facebook, qui sotto YouTube, nezacademy.net/live. Fallo subito. E poi mi raccomando, l'accademia, perché sta per iniziare, sono partite praticamente le preiscrizioni. Ci siamo. Per partecipare è semplice: iscriviti a nezacademy.net, ma c'è il link in descrizione. E in ogni caso, mi raccomando, fatti sentire. Un abbraccione grande dal vostro nezacademy.net. Ciao.